L'AC Milan conquista Unipol Domus e Ux di Cagliari, Inter al capo del campionato. La squadra di Pioli segue il Juventus Pass, vincendo la scorsa notte contro Lecce, e arriva a 15 punti in classifica salendolo. Gioco equilibrato dai primi bar. Ma è Cagliari a trovare il vantaggio al 29 del primo tempo grazie alla pietra Zito Luvumbo sfrutta. Al meglio l'assistenza Nandes lo mette dietro la reazione veemicamente Sportiello. AC Milano in 5 minuti raggiunge i sardi e ribaltano prima la gara con Okafor. Si mette dentro dopo un errore Gadunovic. Poi con Tomori devia un Reinders sulla porta. La ripresa si apre ancora nel segno dei rossoneri a 60 gradi della caccia di Loftus-Cheek arriva. Dall'esterno dell'area che posiziona la palla nell'angolo destro del portiere di Cagliari. Negli ultimi minuti la squadra Ranieri cerca di reagire per cercare l'obiettivo che potrebbe riaprire la gara, ma un eccellente Sportiello ha salvato in un paio occasioni. Atalanta e Empoli vincono. Atalanta ha battuto L10 al gol Bentegodi, Hellas Verona Cup Miners è stato decisivo al 13° minuto del primo tempo. Con questo successo, gli orobici salgono a 12 punti, al quarto posto nella sola classifica, mentre i veneziani raccolgono la seconda sconfitta consecutiva e rimane fermato con 7. Empoli trova prima vittoria stagionale battendo la Salernitana in casa per 10 grazie al gol di Baldanzi. I Tuscans salgono a 3 punti, raggiungendo effettivamente squadra di Paolo Sousa e lasciando Cagliari come a fanale. Posteriore, Empoli-Salernitana 10.